Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Tema della raccolta di firme, forse possiamo vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano di stamattina. Le firme stamani erano 40.000 dopo mezza giornata, adesso sono già più del doppio. Allora, a mia memoria, Peter, è la prima volta che si apre una petizione online per far dimettere un ministro. Ci sono state nella storia campagne di stampa contro presidenti, cioè anche storiche e diciamo così molto illustri, però è la prima volta che la democrazia del click, diciamo così, fa la sua irruzione sulla scena della politica, come se gli elettori, quindi i lettori del giornale, potessero far dimettere un ministro, ma non sono però gli elettori che nominano i ministri. Che ne pensi, Peter? Certo che non sono gli elettori che nominano i ministri, ma gli elettori e i lettori sono anche cittadini che hanno danno mandato alla politica che rappresenta loro in Parlamento. In questo caso noi non raccontiamo le firme perché non ci piace cosa ha proposto Nordio. Non ci piace, ma questo sta nel gioco. Il problema di Nordio è che all'indomani dell'arresto di Matteo Messina Denaro ha attaccato un procuratore, ex procuratore nazionale antimafia, dicendo che vedeva mafia dappertutto. Ha attaccato i pubblici ministeri che si occupano di mafia di Palermo e ha detto che loro hanno una visione testuale troppo severa del problema. Ha attaccato gli investigatori sostenendo che le intercettazioni vengono manipolate. Inoltre ha dimostrato, a mio avviso e avviso di tutti coloro i quali si intendono di cose di Cosa Nostra, come avrebbe detto un libro di Falcone, una profonda incompetenza, perché Nordio ha dichiarato prima, nell'ordine, è notorio che i mafiosi non parlano mai al telefono, che non parlano nemmeno in casa, e non perché hanno paura di essere intercettati, e che non parlano nemmeno nei campi perché hanno paura dei microfoni direzionali. Quando io ho pubblicato e gli ho reso noto una serie di intercettazioni che risalavano al 2022, in cui venivano intercettate persino le riunioni di mafia, va in Parlamento e cambia registro e dice: io intendevo dire, dopo che Matteo Messina Denaro è stato arrestato con due cellulari, intendevo dire che i mafiosi, parlando al telefono, non commettono reati. D'accordo. Gli ho pubblicato un'altra decina di intercettazioni in cui i mafiosi ordinavano pestaggi, controllavano il voto e lo facevano per telefono. Allora io la penso come Napoleone: mai spiegare con la malizia ciò che è sufficientemente spiegabile con l'incompetenza. In fatti di mafia, l'ex pubblico ministero di Venezia, forse perché stava a Venezia, è profondamente incompetente. D'accordo, è chiaro il dissenso.